Ho voluto dare uno schiaffo al centrodestra, l'ho fatto con convinzione, lo rifarei 50 volte, perché secondo me se veramente vogliamo riconquistare la Regione Abruzzo dobbiamo fare una politica trasparente, coerente e soprattutto di buonsenso, smettendola di sposare logiche precedenti. Quindi a distanza di 10 giorni lei conferma che la Lega correrà da sola in Abruzzo oppure ci potrebbe essere un ripensamento? Guarda, io non sono né un gambero né sono un ipocrita. È chiaro che come segretario regionale ho dato un segnale forte. Il segretario federale Matteo Salvini in alcune occasioni ha supportato quello che ho detto, e cioè decidete quello che volete fare, quindi chiaramente anche lui ha mandato un messaggio al centrodestra. Il sottosegretario Giorgetti ha avuto una posizione, diciamo, più di mediazione. È chiaro che comunque sia, se si ripristino le condizioni per il quale, seduti a un tavolo, in maniera molto schietta, coerente e franca, decidiamo quello che dobbiamo fare e come non dobbiamo fare, ma poi lo facciamo e non cambiamo idea, io non ho nessun problema a metterci la faccia e a dire che comunque sia, alla fine, se ci sono le condizioni, un centrodestra unito con la Lega può decisamente battere sia i 5 Stelle che il PD. Il profilo di un candidato presidente è nella mia essenza in questo momento un profilo di grande credibilità, diciamo di novità, ma al tempo stesso che non abbatta il grado di fiducia che in questo momento l'elettorato ha nei confronti soprattutto della Lega. Poi è anche vero che ci sono dinamiche all'interno di queste cose dove per il bene comune bisogna comunque in qualche modo convergere. Sono assolutamente certo che in questo momento un candidato della Lega sarebbe la soluzione più giusta e più credibile per l'Abruzzo, ma qualora così non fosse, spero che il candidato che dovrà rappresentare il centrodestra sia una persona che veramente insieme a noi e insieme a tutto il centrodestra dia un segnale forte di discontinuità rispetto a una politica regionale che chiaramente sappiamo benissimo che danni ha fatto a questa regione negli ultimi 5 anni.